ragazze. Allora, questo è l'intro per questo tutorial, quindi questo trucco che avevo visto su una pagina Facebook, su una foto, e spero il tutto vi piaccia. Quindi se vi va continuate a guardare il video e buon tutorial. Ciao! Allora, come potete notare, le mie ciglia sono extra extra long. Questo perché ho applicato le ciglia a ciuffetti, quelle finte. Cosa che avevo fatto tempo fa, ma avevo una colla abbastanza scadente. Adesso, quando ero andata a Milano, avevo comprato questa colla qua alla Sephora, che è della Mod Lash Andrea, mi pare si chiami perché c'è scritto qua, l'avrà fatto il mio ragazzo, non so. Praticamente, scusate questi schizzi di pazzia. E praticamente queste qua ce le avevo già e sono i ciuffetti di ciglia finte, avevo sia quelli lunghissimi che quelli corti. Questa tecnica dei ciuffetti io le consiglio perché è molto più semplice. Se non avete mai applicato ciglia finte, io sconsiglio quelle veramente a striscia perché sono fastidiose. Qual condotto lacrimale ogni volta fa piangere, perché se non applicate bene, comunque io non sono una grandissima esperta di ciglia finte, le avrò applicate in tutta la mia vita, sì e no, una decina di volte, ma non mi trovo. E con queste veramente sembra di non avere assolutamente niente. Ok, allora per prima cosa applico il primer occhi e io uso questo qua della Kiko e lo stendo bene bene sulla palpebra mobile. In questo modo, con un pennello, io uso questo qua grande, lingua di gatto, voi potete usare qualsiasi pennello come sempre, vado a usare questo color qua che è un panna chiarissimo e lo vado a mettere più o meno su tutta la palpebra mobile. Ok, dopo aver steso anche questo colore, con lo stesso pennello vado a prendere questo marrone scuro terra bruciata. E vado a ricreare dalla piega dell'occhio una mezza luna, così. E la vado a portare verso l'esterno con il pennello piatto, quindi tenendolo così in questo modo lo vado a portare verso l'esterno. Non schiaccio tanto tanto, proprio leggero leggero. La andate a sfumare con il color panna di prima, quindi picchiettate sopra e sfumate questa linea qua marroncina fino a farla diventare un'ombreggiatura, quindi tutto intorno e sopra. Dopodiché prendete il pennello di prima con il color di prima marrone terra bruciata. Vado a fare la zona d'ombra comunque e ad unire questa linea qua con questa qua sotto, ma proprio un pezzettino, eh? Unire questo pezzo qua. Ok, dopo aver fatto questa cosa qua, si prende. Io mi occupo prima delle sopracciglia, quindi prendo il mio classico pennellino a penna, questo qua. Con sempre lo stesso marrone terra bruciata, lo sporco bene bene di questo colore e vado a definire le mie sopracciglia. Ok, adesso vado a stendere l'eyeliner, io ho già incominciato e piano piano, siccome abbiamo sopra già le ciglia finte, quindi piano piano vado a riempire i miei buchetti e vado a dare profondità. Mascara voglio usare il mio solito, che sto usando ultimamente, che è il City Curls della New York Color. Ok, dopo aver messo il mascara, vado a prendere la mia matita, che è la 706 appunto della Kiko, e la vado a mettere nella rima inferiore dell'occhio, così. Adesso applico il mascara anche nelle ciglia inferiori. Questo è il trucco occhi finito, in generale, eccolo qua, e questo effetto di ciglia super super lunghe verso la fine.
Ora passiamo al resto del viso. Ok, per il viso volevo usare il famosissimo fondotinta della MAC, che avevo detto che appunto lo usavo con voi. Quindi questo qua è lo Studio Fix Fluid con SPF 15 e se vi interessa è l'NC 15. Quindi quello, il primo, il più chiaro che esiste. Lo vado a stendere con la spugnettina e incomincio. Non l'ho mai provato, lo provo per la prima volta qua con voi, eh. In effetti sembra molto più coprente degli altri e di texture sembra ottimo. Ma distribuito molto molto bene, noto. Può andare. L'unica cosa è che i miei classici brufoletti non vengono completamente coperti, quindi andrò ad usare il mio solito correttore dell'ELF. Adesso vado ad utilizzare una cipria, voglio utilizzare questa qua mask della Minerals We Work For You, quindi prendo il mio capuchino e vado a immergerlo nella cipria e lo vado a sfumare nel tappino. Il blush. Allora il blush, a mettere il blush, mettiamo questo qua della ELF. Per ormai il mio preferito. Ne vado a mettere veramente poco perché questa volta voglio dare una zona d'ombra qua. Adesso, sempre con, anzi non col Kabuki, con un altro, prendo terra della Sun Club della Essence e vado a stendere con un altro pennello, ne prendo un po' e vado a creare questa zona d'ombra. Finito questo, alle labbra voglio dargli appunto un color rosso, quindi vado a prendere il mio Chanel numero 14, il Rouge Allure, che è questo qua, e vado a metterlo. Io ho messo il rossetto rosso, voi potete scegliere ovviamente l'alternativa che più vi piace. E niente, questo qua è il trucco, lo vediamo da vicino. Allora, devo dire che maschera benino in confronto magari ad altri fondotinta. Sì, dai, soldi ben spesi e mi trovo bene. Adesso vediamo se la durata è fino a fine giornata comunque rimane uguale o ci possono essere delle variazioni. Allora, il trucco è questo qua, che abbiamo finito di qua, sembra più scuro perché c'è più luce da questa parte. Ciglia finte spettacolari, la matita blu dà quel senso di colore e profondità allo stesso tempo. Il rossetto rosso l'ho scelto perché si intona con i capelli e il viso in generale mi piace. Niente, allora, questo qua era il tutorial. Spero vi sia piaciuta. Era una foto che avevo visto da Facebook. E niente, al prossimo video. Ciao!